Rieccomi. Oggi vi dico dove sono andata a finire. Era da tempo che pensavo di lasciare l'Italia, anche perché la situazione era quella che tutti noi conosciamo ormai. Oggi è palese. A tempi non sospetti avevo cercato anche di dire cosa fare, come fare. Avevo scritto anche un libro, voi lo sapete benissimo, un libro che parlava della totale indipendenza e noi l'avevamo raggiunto con la mia elettricità, con la mia acqua, praticamente avevamo tutto da 15 anni, ve lo dissi una volta, anzi diverse volte, da 15 anni non andavo più, non varcavo più la soglia di un supermercato, da 12 quella di un dottore. Però ho deciso di lasciare l'Italia. Perché? In molti di voi me l'hanno chiesto. Perché andrà sempre peggio. E io non voglio in nessun modo assistere a quello che avverrà. Perché poi saranno i giovani colpiti. E comunque ho scelto una terra, come vi dicevo nel video precedente. Una terra dove siamo, dove in Europa, ma non nella Unione Europea. Vi faccio vedere, vi metto adesso frontale. Ecco dove sono. Alle spalle ci sono le montagne e ai piedi di esse il mare. Praticamente ho scelto l'Albania ed esattamente Valona. Perché l'Albania? In molti me l'hanno chiesto perché l'Albania, anzi in molti mi hanno detto ma come? Tu eri totalmente indipendente, non andavi da nessuna parte, non avevi bisogno di questo, quello, quell'altro e scegli di andare via? Sì. E sapete perché? Allora, la storia insegna. L'Albania viene da praticamente da una generazione di lotta. Nel 97 in Albania è successo quello che è successo in Italia nel 92 con D'Amato. Sono stati prelevati di notte e notte dai conti correnti degli albanesi soldi, tutti i loro soldi praticamente. Ma loro, a differenza degli italiani che dicono "camma fa", si sono ribellati. Praticamente è durata due anni la loro ribellione. E hanno praticamente fatto in modo che cadesse il governo che c'era, hanno ripristinato praticamente il loro stato, dal comunismo sono passati ad una democrazia e hanno sollevato praticamente tutti i generali e rimesso i nuovi ed ora sono tranquilli. Adesso praticamente vivono molto coerentemente la loro vita. Sono un popolo a sé, nel senso che non si lasciano influenzare e le loro decisioni sono quelle. Praticamente non esiste che nessuno gli dica come comportarsi o che cosa fare. Ma adesso veniamo a noi. E veniamo a noi. Secondo voi chi ha fatto in modo che scappassimo? Oppure
Alcuni dicono sei scappata e infatti uso questa parola proprio. Io non sono scappata da nessuna parte. Sono 30 anni che lotto, 30 anni che vi dico quello che oggi è tangibile, che si vede, si tocca con le proprie mani. Sì, perché? Perché ormai ho preso coscienza che l'Italia è finita. L'Italia è disunita, l'italiano è disunito. Purtroppo non ci si può fare niente. Si vengono da pensieri diversi, da situazioni diverse. Però abbiamo visto benissimo che cosa stanno facendo. Praticamente il 15 di ottobre che cosa c'è stato? C'è stato che, insomma, se devi andare a lavorare e hai oltre 50 anni, devi presentare il Green Pass. Ed è questo uno stato di fatto, uno stato che nessuno ha pensato che potesse arrivare, però che è arrivato, perché tanto loro ormai fanno tutto ciò che vogliono e sappiamo che è così. Ma adesso veniamo a noi. L'Albania. Che cos'è l'Albania? L'Albania è una terra dove i salari sono molto bassi, anche perché il caro viva e vita, scusate. Il caro vita è molto molto basso e praticamente lo stipendio medio varia, il minimo è di 250 euro tradotti, insomma sono 300.000 lek e 250 circa euro. Ma praticamente per comprare un chilo di pane costa 80 centesimi. Soltanto le cose, insomma, gli alimenti di importazione, quelli costano di più, sì. Però se uno vuole il formaggio che fanno qui, oppure la pasta che fanno qui, insomma, costa tutto molto molto di meno. La gente qui è tranquilla, nel senso che se vai in un supermercato non trovi nessuna restrizione e nessun obbligo di nessun tipo. La stessa cosa succede in farmacia, la stessa cosa succede in un ufficio, insomma, ovunque. Magari poi alla fine di questo video vi mostro anche alcuni squarci, oppure cerco di legare alcuni squarci di video che ho fatto. Sia in supermercati, sia in bar, oppure insomma in festa e festicciole dove abbiamo ballato tutti insieme oltre 70 persone e quindi ci siamo divertiti. Allora, io personalmente ho prelevato un albergo, adesso ve lo faccio vedere, che è proprio qui. A ridosso del mare, proprio sono sulla spiaggia, perché le opportunità qui in Albania ci sono e sono molte. L'ho preso in affitto questo albergo, l'ho preso in affitto per 5 anni e adesso penso al futuro, alla mia età io penso al futuro. Sorrido perché non avrei mai pensato di farlo, ma siamo audaci, siamo creativi, siamo inventori, siamo italiani, anche se ormai trovo piuttosto incoerente il fatto di dire siamo italiani, perché cioè, l'Italia. Di chi è adesso? Purtroppo. Ma queste domande, questo tipo di riflessione magari la lascio ad altri. Allora, ecco il mio albergo, un attimo. Questo è l'albergo che ho preso in affitto. Dista 15 metri dall'acqua. Ma ripeto, le opportunità sono tante.
Ci sono locali perché Valona è in pieno, cioè è un cantiere a cielo aperto, è in piena espansione. Quindi, come tutti noi sappiamo, quando una parte di un paese è in espansione, significa che sarà nei prossimi tempi sarà molto gettonata nei prossimi anni. Qui abbiamo c'è una vegetazione tipo Italia, Sud Italia, tipo in Puglia. La gente cammina serena e tranquilla ed è lei stessa che mi dà la forza di vedere nuovamente il futuro. Sorrido, sorrido perché non l'avrei mai pensato, però è questo quello che serve. Fiducia in se stessi, la forza di voler fare, la voglia, ed è quello che ci hanno tolto man mano. Molti dicono è una guerra psicologica, sì, forse è vero. In effetti lo scrivevo anche nel libro che sarebbe arrivato in tempi non sospetti. Il libro che ho scritto, e intanto voi lo sapete, è la mia indipendenza, molti di voi lo hanno anche acquistato. Eh sì, abbiamo una situazione a dir poco non bella, non tanto carina. E per cui ho deciso di vedere avanti e voler vedere avanti. E alcuni di voi mi hanno scritto, mi hanno detto, hai avuto coraggio, tanto coraggio. Sì, forse un po' di coraggio, misto con un po' di determinazione. Oppure, semplicemente, un po' di coscienza e conoscenza dei fatti. Non a caso avevo studiato, avevo riflesso, sono andata a cercare in tutti questi anni tutto ciò che poteva ed era palese ormai da tanti anni quello che volevano fare. Ed io ho cercato di trarne vantaggio perché la conoscenza, solo la conoscenza, l'informazione è quella che salverà e ci salverà. Bene, quindi dall'Albania da Valona, io vi saluto. Sono tornata a sorridere. E vi saluto tutti. Ah, a proposito, non fate caso al mio gonfiore, è reumatico. Adesso mi prendo un po' delle mie erbe, che ho trovato anche qui, e andrà via. Un abbraccio. Proverò a postare dopo questo video, a mettere a legare praticamente dopo questo video degli spezzoni di alcune feste, oppure di come la situazione, ripeto, nei bar, ristoranti e supermercati. Ok? Ciao ragazzi, un abbraccio. Nel frattempo calotti. Sto andando a chiudere? No.
che ti ha aperto qualche cosa. No. Mettiamo le busse una così. Hai lo scontrino? Non ce l'ho andata. Vabbè, mo. Dammi lo scontrino. Non so se non l'ho preso. Ho trovato la mia parrucchiera di fiducia. Semplice ma efficacissimo. Bravissima.